Ciao ragazze, sono Gianluca Troiani. Oggi vi presenterò un'acconciatura da realizzare con tre semplicissimi passaggi per capelli lunghi. Fabiana sarà la mia modella. Per realizzare questa acconciatura avete bisogno di pochissime cose. Bastano degli elastici, come questi, quindi molto piccoli, uno spray modellante, un lucidante se volete, e delle spazzole per acconciature. Come prima cosa, se ne avete necessità, potete cotonare un po' i capelli nella calotta superiore, in questa zona qui, prendendo delle sezioni, partendo qui dalla zona anteriore e andando a cotonare in maniera delicata i capelli. Quindi una sezione, la successiva, applico un po' di spray modellante. E vado a pettinare delicatamente i capelli in modo da non sciogliere completamente la cotonatura che ho appena eseguito. Come vedete, abbiamo ottenuto un volume diverso nella calotta superiore, i capelli non sono più schiacciati. A questo punto iniziamo con il raccolto. Avendo dei capelli più corti nella zona anteriore, li lascerò fuori, quindi lascerò fuori qualche capello qui nella zona anteriore per rendere la pettinatura ancora più naturale, e con le dita vado a prendere una sezione molto ampia nella calotta superiore, in questo modo, fino all'altezza dell'osso occipitale. L'osso occipitale è l'osso che abbiamo più o meno a questa altezza. Cercate di tenere i capelli ben pettinati tra le dita, prendete l'elastico e legate i capelli in questo punto. Una volta fatta questa coda, a questo punto aprite un varco nella zona centrale, inserendo due dita in questo modo, prendete la coda e passatela sotto con molta semplicità. A questo punto dobbiamo ripetere questo movimento per altre due volte. Quindi prendiamo dei capelli, scavalchiamo la ciocca appena lavorata, quindi la lasciamo sotto. Prendiamo un altro elastico, facciamo un'altra coda e di nuovo lo stesso movimento. Quindi apriamo un varco, inseriamo due dita, prendiamo i capelli e portiamoli nella zona inferiore, in questo modo. Prendiamo l'ultima sezione, assicuratevi di prendere bene tutti i capelli nei perimetri in basso. Prendiamo di nuovo un altro elastico, leghiamo i capelli e di nuovo lo stesso movimento. Inseriamo le dita, prendiamo la coda, la passiamo sotto. A questo punto controllate i volumi della vostra pettinatura. Se volete dare un po' di volume nella zona centrale, basta prendere la coda della spazzola o del pettine e fare questo movimento. Quindi sollevare un po' i capelli in questa zona, nella zona che abbiamo cotonato in precedenza. A questo punto l'acconciatura è terminata, possiamo utilizzare un po' di spray modellante per andare a sistemare gli ultimi dettagli. Quindi possiamo gestire i capelli nella zona frontale come meglio vi vedete, nella zona della frangia. Potete mantenere i capelli più avanti, potete mettere i capelli più indietro sulle orecchie, utilizzando le orecchie. Ma comunque l'acconciatura deve mantenere questo aspetto molto naturale. Quindi utilizzerò un po' di spray modellante, vado ad abbassare tutti quei capellini che rimangono in superficie. E nella zona della coda, quindi la zona che rimarrà completamente sciolta, per dare un valore aggiunto utilizzerò Shine, quindi il lucidante. Il lucidante farà in modo che i capelli risulteranno molto più sani, verranno controllati, quindi verrà tolta qualsiasi tipo di imperfezione e di elettrostaticità, e questo è il risultato finale. Questa secondo me è una bellissima acconciatura, può essere un ottimo spunto visto che ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e quindi al Capodanno. Mi aspetto come sempre che ci proviate numerose, che facciate vedere le foto dei vostri risultati. Continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!